Giorgia Meloni rifila due fregature ulteriori agli italiani, un salva casa che di fatto maschera un condono e addirittura in pratica disattiva anche le norme antisismiche. E poi da ultimo c'è anche il decreto sulla sanità che non mette un euro per saltare le file, quindi di fatto lascia gli italiani con le file lunghissime, il pronto soccorso per le visite. Ecco, anche per questo noi stiamo raccogliendo le firme per cercare di far saltare questa riforma sull'autonomia differenziata che peggiorerà ulteriormente la situazione già degradata della sanità.